Suasdula, ragazzi e ragazze! In questo video vediamo di leggere il lunghissimo Dev Workshop sulla seconda parte del Melee 3.0. L'ho tradotto completamente in italiano ed è venuta una cosa enorme, perciò diamoci dentro. Ah, e per maggiore chiarezza, quando parleranno dei mod vi metterò la loro attuale versione in game a fianco, così avrete più chiara la modifica che andranno a fargli. Alla fine poi, se avete pazienza, vi dico anche che cosa ne penso e la mia teoria sulla direzione in cui stanno andando. Tutti pronti? Allora diamoci dentro. Saluti, tenno da combattimento ravvicinato. In questo lungo dev workshop parleremo dei nostri progressi con il rework del Melee e alcuni dei cambiamenti che potrete aspettarvi quando la fase 2 sarà rilasciata nell'update 26. L'update 26 porta dei cambiamenti in Warframe, itera sul gioco e il Melee non fa eccezione. Per mesi avete avuto tra le mani la fase 1 ed ora è tempo della fase 2. Quello che seguirà è una dettagliata panoramica sulla direzione del nostro design e delle nostre intenzioni per questa nuova fase. Vogliamo che sappiate come il vostro uso del Melee e il feedback che ci avete dato hanno aiutato a dar forma alla fase 2 e come alcuni di questi cambiamenti sono stati inclusi per permettere un'esperienza con il Melee più coesa. I nostri tool hanno reso gli spin attack ottimali al costo di un sistema di melee più interessante e stiamo cercando di rettificare questa cosa in generale. Precedentemente abbiamo apportato diversi cambiamenti al sistema melee, come dettagliato nel dev workshop della fase 1, incluso introdurre un nuovo attacco quick melee, una rivisitazione degli effetti visivi completa di tutti i danni elementali, la possibilità di mirare gli slam attack invece di impattare direttamente ai piedi di un giocatore in aria. Nonostante alcuni cambiamenti selezionati verranno riportati al loro stato precedente, sì, leggete in basso prima di reagire, il resto del sistema è servito a dare una buona fondazione per questa ben più estesa fase 2. Vi preghiamo però di tenere a mente che questi cambiamenti non sono definitivi e alcuni aspetti del nuovo Melee verranno aggiustati durante il processo di QA. Ci saranno altre feature che verranno introdotte più avanti, aggiunte insieme alla fase 3 di Rework Melee o più avanti. Quindi, cosa sta per arrivare nella fase 2? E qui c'è il menu, ma passiamo oltre perché tanto stiamo per vedere tutto in ogni caso. Gameplay. Equipaggiare il Melee e il Blocking manuale. Uno dei cambiamenti più grandi aggiunti alla fase 1 del rework del Melee fu l'aggiunta del passaggio più fluido tra Melee e armi primarie e secondarie. Tuttavia, alcuni giocatori preferivano l'abilità di eseguire il blocking manualmente, rendendo alcune delle loro build meno facili da gestire. Nonostante avessimo ripristinato il blocking manuale per i giocatori che usavano solo la spada, non era esattamente la stessa cosa. La buona notizia è che entrambe le funzioni sono tornate. Tenere premuto il tasto del cambio arma vi farà equipaggiare il melee completo di nuovo e il pulsante di mira eseguirà il blocking manuale in questa modalità. Tenere premuto il tasto del cambio arma mentre siamo nelle modalità Exalted Melee ci bloccherà anch'esso nella modalità Exalted Melee. E poi qui c'è una clip presa dal DevStream 132, ma direi di lasciarla perdere, mi sembra che questa cosa sia abbastanza chiara anche così. Abbiamo anche ridisegnato l'utilità del blocking. Ora il blocking previene il 100% del danno, ma con un angolo di blocking che è dipendente dall'arma melee equipaggiata. Tutti i block riusciti, inoltre, aggiungeranno punti al nuovo contatore delle combo. E qui c'è il disegnino. Nell'esempio qui sopra le armi spada e scudo, come la Silva e Aegis, hanno un angolo di blocking di 70 gradi, centrato di fronte al giocatore, mentre un pugnale, come il Dark Dagger, avrà solo un angolo di 45 gradi. Precedentemente, dall'introduzione dell'autoblocking, tutte le armi avevano un angolo di blocking fisso a 45 gradi. Quindi, in fin dei conti, è un buff per quasi tutte le armi. Dodge e Tactical Dodging. Una delle più vecchie e comuni lamentele del sistema di combo melee era il bloccaggio delle animazioni. Completare una combo da 7 passaggi era soddisfacente, ma l'animazione bloccava completamente i vostri movimenti. Introdurremo due nuovi modi per rimettere maggiore controllo nelle vostre mani. Dodge Cancel. Permette a un giocatore di attivare un dodge in qualsiasi momento durante un attacco melee per fermare la combo immediatamente e rotolare via.
Tactical Dodging, eseguire una schivata mentre si è in blocking, ora esegue un dodge tattico, rotolando a una distanza più breve e permettendoci di rimanere entro portata del melee. Questo è un nostro sforzo per non spezzare la fluidità del combattimento dopo aver cancellato un attacco, ma anche per fornire un rapido modo per scappare. Qui c'è un'altra clip che mostra la differenza tra il dodge normale e quello tattico, e questa effettivamente la possiamo guardare perché è comprensibile. Ma passiamo a quello successivo. Le combo. 3. Cambiamento alle stance, combo e 2. Di gran lunga il più grande cambiamento che vedrete nel nuovo sistema saranno le alterazioni alle stance, oltre a come le combo interagiscono l'una con l'altra. Nel vecchio attuale sistema, le combo sono un effetto dei pulsanti premuti, cosa che porta a una catena di animazioni. Nel Melee Rework Fase 2 gli attacchi sono fluidi e adattabili. Questo rework delle combo si applica a tutte le stance, non solo ai tipi di armi. Ad esempio, Tempo Royale, una stance per le armi pesanti, avrà sempre delle combo diverse dalla stance Cleaving Whirlwind, anche se entrambe le stance si possono equipaggiare nello stesso tipo di armi. La differenza ora è che entrambe condividono un design che usa movimenti e tipi di attacchi comuni a tutte. Volevamo anche che gli attacchi melee fossero più intuitivi. Ad esempio, se state mirando in basso con un'arma primaria o state bloccando del fuoco nemico, è probabile che vogliate arrivare vicino ai nemici. Se non state premendo nessun pulsante di movimento mentre attaccate melee, di solito è segno che vogliate finire il vostro target. Volevamo che le nuove combo riflettessero questi tipi di movimenti e quindi i nuovi input sono pensati per riflettere queste situazioni. In molti casi le seguenti migliorie possono essere applicate ad ogni mod. Mod stance equipaggiate in un'arma, non solo nei tipi di armi individuali. E qui vediamo tutte le varie combo che si possono fare ora. Forward combo, che si fa con avanti più melee. Questa ti permette di attaccare senza interrompere inizialmente il movimento per i primi 1-3 fendenti, dipende dalla stance. L'ultimo attacco della sequenza farà un loop ininterrotto con il primo, in modo da consentirvi di mantenere una certa mobilità durante gli attacchi. Forward tactical combo, che si fa avanti più blocking o mira più il tasto melee. Questa mossa è generalmente un'apertura riduci distanza, portandoci vicino al nemico e dentro la distanza per continuare con una sequenza più dura di attacchi. L'inizio o la fine di questa combo può avere un effetto di slam, permettendoci di controllare i nemici, e durante la parte centrale della combo gli attacchi saranno larghi e a spazzata per consentirci di colpire più nemici alla volta. Neutral combo, solo pulsante melee. Colpi duri e senza movimenti per permettere al giocatore di distruggere il suo target. L'ultimo attacco può avere o un effetto di knockdown o lanciare i nemici in aria e tenerli lì, se un solo set di attacchi non è abbastanza per terminare il lavoro. Neutral tactical combo, si fa con il blocco o mira più tasto melee. Il primo colpo sarà probabilmente una lunga stoccata o il lancio dell'arma per aumentare la portata. Gli attacchi successivi colpiranno duro e finiranno spesso in un effetto di ragdoll o in un lifting attack, cioè sospende i nemici in aria. Non l'ho tradotto perché è proprio un termine che indica una certa cosa, ci arriviamo tra poco. Piuttosto che in effetto di knockdown o stagger. E in questo caso ho usato piuttosto che nel modo esatto, cioè nel senso di contrariamente a quanto accade con la combo precedente, e non nel senso di oppure, come si sente erroneamente dappertutto ormai. Capito? Piuttosto che è una negazione di quanto detto in precedenza, non significa oppure. E non si può usare per fare delle liste. Porca di quella vacca! Mi sembra assurdo essere arrivati al punto in cui io mi senta in dovere di specificare questa cosa. Ma vabbè, tant'è. Comunque, continuando, i lifting attack sono spiegati nella sezione 7 di questo workshop, ve l'avevo detto. Air combo, melee durante un salto, esegue una combo in aria senza sacrificare i movimenti. Over air combo,
si fa con indietro più il melee durante un salto, mantiene il giocatore sul posto mentre la combo si completa e modifica l'angolo dello slam attack per consentire all'azione di continuare. E qui c'è una GIF. Esempio di mossa da pro gamer. Usa il primo attacco d'apertura nella forward tactical combo, quindi all'inizio ha fatto avanti più blocking più il tasto melee, per ridurre la distanza del target. Dal target. Poi passa o in una neutral combo, cioè solo pulsante melee, quindi non ci si sposta da lì, o una neutral tactical combo, cioè blocking più tasto melee, sempre comunque non ci si sposta, per finire il target. 4. Passaggio più fluido tra combo. Nel vecchio sistema solo il primo comando di attacco follow up rimaneva in memoria e veniva eseguito alla fine dell'animazione di attacco iniziale. Ogni tipo di comando inserito dopo il follow up iniziale veniva ignorato fino a che il prossimo attacco non iniziava. Nel nuovo sistema l'attacco successivo viene costantemente aggiornato a seconda dell'ultimo comando ricevuto. Questo permette che vengano eseguite decisioni dell'ultimo secondo sui cambiamenti delle combo e che accadano immediatamente dopo che il primo attacco sia terminato. Niente più attese che l'animazione di una combo finisca prima di poter spammare il tasto di attacco di nuovo. Abbracciate la fluidità. E questa è una delle cose che effettivamente mi piacciono di più di questo sistema, devo dire. 5. Rework del combo counter. Qui veniamo alla vera ciccia. Il contatore delle combo riceverà una nuova funzionalità. Invece di fornire bonus piatti al danno, ora funzionerà anche come una risorsa spendibile per il nuovo combattimento ad attacchi pesanti, gli Heavy Attack. Questo rimpiazzerà il tasto del channeling e la sezione 7 qui in basso parlerà di questi cambiamenti. Questo contatore aumenterà in modo più granulare e rapido e può essere aumentato usando attacchi melee, bloccando il danno, dal danno radiale degli slam attack e dai colpi delle armi da lancio come la glaive. In quanto risorsa spendibile, il contatore delle combo dovrebbe essere facile da riempire e i cambiamenti che sono stati fatti riflettono quanto facilmente riuscirete ad acquisire e spendere questa risorsa. In aggiunta, la pesantezza di un attacco avrà una misurabile differenza nell'ammontare di contatore delle combo che andrà ad aggiungere. Come regola generale, gli attacchi più leggeri e veloci aggiungeranno meno combo counter rispetto ad attacchi più lenti e pesanti. Puntate sempre al massimo, Tenno. Nota, hanno aggiunto anche una nota. Come risultato di questo nuovo sistema, per il contatore delle combo, diversi mod cambieranno, ma ci sono alcuni mod che non sono stati toccati, come Body Count, in quanto mantiene la stessa funzionalità. I mod che vedranno delle differenze sono stati elencati sotto nella sezione 9. E tra poco li vediamo. Gli strumenti. 6. Cambiamenti agli Slam Attack. L'effetto Ragdoll degli Slam Attack verrà rimosso, con alcune eccezioni specifiche per alcune armi. Jatki Tag. Tuttavia, verrà rimpiazzato da un effetto che spinge i nemici lontano o li sbatte a terra, per dare al giocatore un po' di respiro e impostare le unità nemiche per gli attacchi seguenti. Il rework del melee fase 1 ha introdotto l'uso globale dell'effetto Ragdoll negli Slam Attack, quindi questo è il secondo cambiamento che verrà ritirato e rimpiazzato con un modo migliore per far piovere morte dal cielo. Una GIF è in grado di mostrare questa cosa meglio di mille parole, quindi godetevi uno scorcio di cosa vi aspetta. E qui c'è la GIFina. Ma passiamo alla fase 7, che è quella più interessante, cioè rimpiazzare il channeling con gli Heavy Attack e il Lifted Status. Lo lascerò Lifted Status perché stato di sollevamento non mi suona per niente bene, innanzitutto. E comunque, se in futuro dovremo fare riferimento ai documenti in inglese, è bene familiarizzare con il nome internazionale fin da subito, no? Vabbè, passiamo avanti. Il channeling ci darà il suo addio definitivo nella fase 2 del melee rework e verrà rimpiazzato da una nuova forma di heavy attack, oltre che dal nuovo effetto di lifted status. Come detto in precedenza, i mod riguardanti il channeling verranno modificati per supportare questo nuovo sistema, oltre a fornirci una più ampia scelta di utilità tra cui scegliere per le nostre build. Questi sono i cambiamenti in programma. Heavy Attack
che si fa con il fuoco alternativo per il melee. Gli heavy attack possono ora essere eseguiti in ogni momento premendo il pulsante del fuoco secondario quando abbiamo un'arma melee tra le mani. Questo vi costerà tutto il vostro contatore delle combo, cosa influenzata dai mod, quindi ci saranno anche dei mod che ci permetteranno di risparmiare qualcosa probabilmente. Quindi assicuratevi di scaricare tutto il danno, altrimenti lo perdiamo. Se non avete punti attivi nel vostro contatore delle combo, eseguirete l'heavy attack ma non beneficerà di alcun bonus al danno. Poi ci sono gli heavy slam attack, che si fanno con il salto più il fuoco alternativo per il melee. Questo nuovo slam attack crea un nuovo effetto sui target conosciuto come lifted status. Quando un target è lifted, viene tenuto in sospensione in aria. Questo l'avevano fatto vedere bene nel DevStream 132, permettendo al giocatore di proseguire con altri attacchi mentre il target viene mantenuto sospeso, impotente. Di nuovo, se non avete alcun punto nel contatore delle combo, questo funzionerà come un heavy slam attack senza alcun bonus al danno e un lifting status minimo, quindi probabilmente cadrà a terra quasi subito. Ecco una clip in azione. Ma vabbè, lasciamo perdere anche stavolta perché è sempre una clip presa dal DevStream 132 e Rebecca in realtà non è riuscita a fare nulla perché i nemici erano di livello 10 e quindi lo slam attack era sufficiente per farli fuori in un colpo solo. La GIF di prima vi dà un'idea già molto più eloquente di questo sistema. Andiamo all'8. Statistiche delle armi e limiti di mastery. Con questo nuovo cambiamento c'è stata una completa rivisitazione di tutte le armi melee e del loro funzionamento con il nuovo sistema. Aspettatevi i seguenti cambiamenti a tutte le armi in gioco. Mastery Rank. Le armi sono state rivisitate per assicurarci che la loro funzione e il loro potere siano allineati con l'appropriato Mastery Rank, in maniera simile a quanto successo con le armi primarie e secondarie. I dettagli completi saranno nelle note dell'update. Quindi per ora non possiamo fare theory crafting con dei numeri di base, con dei numeri reali, accidenti. Danno di base. Siccome il moltiplicatore delle combo si applica solamente agli heavy attack, il danno di base di tutte le armi melee verrà significativamente incrementato. Aspettatevi di vedere alcuni grandi numeri. I dettagli completi saranno nelle note dell'update, ma tutte le armi saranno buffate. Range di base, e questa è la cosa più importante secondo me. Insieme al danno, anche il range verrà aumentato per assicurarci che otteniate... questo è un modo di dire che non corrisponde a nulla in italiano. Letteralmente sarebbe il maggior numero di costolette per i soldi che hai. Una specie di gioco di parole sulla bivalenza di chop, nel senso di tagliare, tritare, e anche nel senso di costolette, visto che la parola è la stessa. Insomma, comunque avete capito. Oltre al fatto che il range di base aumenterà, i range mod avranno un calcolo diverso applicato ad essi. Questa cosa è spiegata nella sezione 9, cioè la prossima. Funzionalità di mod e arcani. Come menzionato sopra, ogni mod o arcano che ha funzionalità legate al channeling avrà le sue stat alterate per aumentare lifted status, danno dell'heavy attack e modificatori del contatore delle combo. Quindi non perdiamo nulla, in poche parole, tutto viene riconvertito. 9. Ribilanciamento dei mod e cambiamenti di funzionalità. Visto che il danno di base del melee verrà buffato, in alcuni mod importanti riceveranno un ribilanciamento e o una modifica delle loro funzionalità. Con la grande quantità di cambiamenti al channeling e agli heavy attack, alcuni mod dovranno essere convertiti per altri sistemi o ricevere modifiche su come il loro danno scala. Per la massima trasparenza, alcuni di questi sono dei nerf a determinati mod, ma sentiamo che questi sono necessari per consentire alla fase 2 di essere trattata come un nuovo inizio per il melee. Le nostre intenzioni sono di creare un melee coinvolgente e varietà nel modding, cosa non possibile quando c'è un loadout migliore o un mod in grado di uccidere quasi tutto nel gioco. Ci piace uccidere cose efficacemente, ma vogliamo anche che il combattimento sia coinvolgente e che ti faccia sentire potente. Gli spin attack continueranno ad esistere, ma la loro ripetizione è qualcosa che cercheremo di non forzarvi ad usare.
Per ribadire, alcuni tool avevano reso lo spin attack ottimale al costo di un sistema di melee più interessante e cercheremo di correggere questa cosa. Al momento la lista di mod e dei loro cambiamenti proposti è la seguente. Ecco, questa è quella cosa che vi dicevo nell'introduzione. Datemi un secondo per mettere le due finestre di Firefox una di fianco all'altra, in modo che si vedano entrambe. E ripartiamo subito. Amalgam Organ Shutter cambierà da Charge Attack ad Heavy Attack. Blood Rush ora scalerà in modo diverso usando un moltiplicatore a stacking basato sul combo counter, aumentando una certa percentuale per combo counter tier, cosa molto più facile da ottenere nella fase 2 visto che il contatore delle combo si riesce a riempire molto più velocemente. Vi daremo la percentuale finale dopo aver eseguito più test. Condition Overload, e qui casca l'asino. Ora stacca ad un massimo di 3 status effect. Tuttavia il suo danno verrà aumentato dal 60% attuale a una percentuale più alta per bilanciare il cambiamento. Percentuale finale in arrivo. Ecco, questo è il mod che sta creando più chiacchiericcio tra tutti quelli menzionati qui dentro. Io se fossi in voi starei molto tranquillo a riguardo. Innanzitutto perché spesso e volentieri i nemici hanno 3 effetti status applicati a loro nel momento in cui muoiono. E poi c'è da dire che stiamo parlando di un danno che si basa su una percentuale. Se sapete come funzionano le percentuali, saprete che più il numero di base è alto, più l'aumento percentuale è impressionante. Quindi abbiamo un condition overload che funziona quasi come quello vecchio e che ha una percentuale più alta da applicare alle armi, che fanno di base il triplo o il quadruplo del danno che facevano prima. Da me tutta questa catastrofe non mi sembra di vederla. Comunque, ognuno pensa come vuole. Corrupt Charge aggiunge una grande quantità al combo counter, ma riduce significativamente il tempo che il combo counter impiega a svuotarsi. Quindi lama a doppio taglio. Covert Lethality sarà rimosso dai pugnali e verrà applicato ad un nuovo sistema che verrà rilasciato insieme al Melee Rework fase 2, cioè il Parazon. Addio One Hit Kill, dunque. Dispatch Overdrive aumenta il movimento del giocatore dopo aver colpito con un Heavy Attack. Enduring Affliction aumenta la status chance contro i nemici affetti dal Lifted Status. Focus Energy aggiunge danno elettrico ad un attacco oltre ad aumentare la generazione del contatore delle combo. Focused Defense aggiunge 20 gradi aggiuntivi all'angolo di blocking di un'arma. Poi c'è il Gladiator Mod Set. Aggiunge un moltiplicatore al contatore delle combo fino al 60% per l'intero set. Se ho capito bene, genereremo il 60% di punti combo in più? Se è così, questo set sarà una cosa decisamente da tenere in considerazione. Guardian Derision aggiunge di più al contatore delle combo per i colpi bloccati. Questa è una nota che ha dovuto aggiungere dopo perché c'è stata una mezza rivolta nei commenti. Nota, la meccanica di taunt è rimasta invariata, quindi Guardian Derision farà sempre in modo che i nemici attacchino noi. Killing Blow, un puro e genuino buff al danno degli Heavy Attack. Niente di strano, quindi. Life Strike. Gli Heavy Attack ora rigenerano salute. E il tutto senza dover usare il channeling, aggiungerei. Molto, molto bello. Maiming Strike. Cambierà da un buff additivo a un buff stacking, ma la funzionalità di base aumenterà di una percentuale significativa per bilanciare il cambiamento. Percentuale finale in arrivo. In pratica, ogni volta che faremo uno slide attack, la percentuale di critico aumenterà. Quickening. Aumenta la velocità del melee, ma diminuisce la probabilità di generare contatore delle combo su hit e blocking. Un'altra arma a doppio taglio, in pratica. Reach e Primed Reach. E questa è la parte veramente importante. Ora aumenteranno il range in un modo che è stato normalizzato. Nella sua incarnazione precedente le armi a lungo raggio ottenevano troppo beneficio,
mentre quelle a corto raggio vedevano a malapena qualche cambiamento. E mi sembra anche logico, sempre per l'effetto delle percentuali che dicevamo prima, perché più un numero è basso e più la percentuale, per quanto alta sia, avrà un beneficio minore. Sono veramente curioso di scoprire quale sarà il nuovo calcolo che hanno fatto. Reflex Coil aumenta l'efficienza dei punti combo quando si usano gli heavy attack. Spring Loaded Blade ora fornisce un massimo di 3 stack addizionali di range melee. True Punishment aumenterà sempre la critical chance, ma ha una probabilità di non far crescere il contatore delle combo per hit e block. Anche questo è sempre il solito arma a doppio taglio. Weeping Wounds aumenta la status chance in un moltiplicatore stacking aumentata al 60% quando raggiunge il livello massimo. Anche questo non mi sembra male, attenzione. Di nuovo, questi cambiamenti sono soggetti a revisione e stanno ancora venendo finalizzati. Siamo sicuri che quando la fase 2 del Melee Rework uscirà ci saranno passaggi di bilanciamento addizionali quando funzionalità ed efficacia verranno usate e abusate. In pratica si riservano di vedere come le useremo noi. 10. Exalted Weapon. Come da programma, tutte le armi Exalted basate sul melee riceveranno il trattamento di funzionalità della fase 2, ottenendo accesso ai cambiamenti delle combo. Per chi se lo fosse perso, la Exalted Iron Staff di Wukong ha già avuto l'implementazione di queste funzionalità, con l'eccezione dei nuovi Heavy Attack e i cambiamenti agli Slam Attack. Quindi se volete un'anteprima del sistema di combo, andate a provare il Re delle Scimmie. E devo dire che effettivamente Wukong adesso è diventato veramente una bestia. Perciò se è un po' che non lo provate, andate a vedere com'è diventato. 11. Nuove schermate. Cambiamenti all'arsenale. Parte dell'aggiornamento 26 coinvolge un cambiamento alla schermata dell'arsenale e a come le informazioni vengono mostrate. Nell'attuale sistema il vostro arsenale ha circa questo aspetto. Nell'update 26 questa schermata è stata riorganizzata per includere i loadout, compagni e veicoli dentro a dei tab e vi darà anche maggiori informazioni su un'arma quando la selezionerete. Date un'occhiata all'esempio Work in Progress qui sotto. Come potete vedere, le nuove statistiche per gli Heavy Attack e gli Heavy Slam sono state aggiunte, mentre le statistiche del Channeling rimosse. Notate che le stat nella schermata qui in alto potrebbero non rappresentare i numeri finali mentre eseguiamo i soliti passaggi di bilanciamento. La parte tecnica. Mira assistita selettiva. La mira assistita può essere un aiuto o un fastidio a seconda del tipo di attacchi che volete eseguire. Nonostante l'attuale sistema la applichi a tutto o a niente, cioè adesso possiamo fare solo accesa o spenta, il nuovo sistema avrà una mira assistita più intelligente, basata su un sistema per attacco. Come regola generale per il nuovo sistema, la mira assistita sarà disabilitata per quasi tutti gli attacchi nelle combo forward e tactical forward, e abilitata per la maggior parte degli attacchi nelle combo neutral e tactical neutral. Ovviamente, se non volete usare la mira assistita, potete disabilitarla del tutto dal menu setting, come al solito. E qui c'è una cosa che farà piacere a tutti quanti, direi, cioè dita appiccicose quando avete equipaggiato il melee. Un altro problema comune nel feedback degli utenti era l'unequip degli oggetti, come il codex scanner, o il lasciar cadere la palla, generalmente un pickup per le missioni mobile, defense o sabotaggio. Quando si estraeva il melee o si usava un attacco melee. Questa cosa è stata cambiata in modo da non farvi più cadere o disequipaggiare gli oggetti quando estrarrete o attaccherete con il melee. Finalmente! Non vedevo l'ora che la smettessero di farmi cadere il databank quando finalmente stavo partendo verso le console da hackerare. E poi qui siamo quasi alla fine. Il futuro. Per ultimo, Channeling 2.0, also known as Rage Mode. C'è stata molta discussione attorno a questa aggiunta e nonostante non verrà inclusa nell'update della fase 2, c'è un sacco di lavoro che sta venendo eseguito per la sua applicazione.
Questo sistema è molto speciale e vogliamo assicurarci che non sia solo un'aggiunta cool, ma che abbia anche delle radici nel lore di Warframe e una storia dietro di essa. Questo è un qualcosa che vogliamo implementare con un sacco di fanfara in game e maggiori dettagli diventeranno disponibili man mano che faremo progressi. Per ora è tutto. Poi qui sotto ci sono i soliti inviti al feedback ragionato e una GIF con la differenza tra Primed Reach sulla Cassowar, com'è ora in live e come sarà dopo il rework, ma comunque il Dev Workshop in pratica è finito. A fine lettura ognuno ovviamente ne trarrà le sue valutazioni. Io, se volete, vi dico la mia. Gli strumenti che aumentano il danno in maniera anche parecchio considerevole li abbiamo tutti. In particolare io terrei d'occhio il set Gladiator. Ma c'è una cosa che mi sembra di vedere nella direzione che stanno intraprendendo con questa fase 2, e cioè che tutto questo vada nella direzione di voler controllare il massimo output di danno che possiamo ottenere. Ed è una cosa positiva secondo me, perché sembrerebbe che sia tutto lavoro di preparazione per gli eventuali slider dei livelli di difficoltà, che non sarebbero possibili con un sistema che aumenta il suo danno esponenzialmente man mano che si continua a colpire cose, come con l'attuale sistema di combo. L'unico modo per creare difficoltà in maniera sensata contro i nemici normali, intendo, che coi boss ovviamente è tutto un altro paio di maniche, è impedirci di uccidere tutti con un colpo solo. E se sai qual è il massimo output di danno possibile con un sistema, puoi scalare i contenuti di conseguenza. Cioè, faccio un esempio con dei numeri a caso, non sono stato a guardare i numeri. Con una Grand Prime che ha una build ottimale e il massimo buff possibile da una squadra di 4 giocatori, io faccio 5 milioni con un heavy attack bello carico. Ottimo, scaliamo tutto in modo che i Butcher, che sono i Grinir meno corazzati, abbiano 40-50 milioni di HP, così servono 8 o 10 colpi per buttarli giù. Se vi capita di incontrare un Bombard, sarà meglio che tutta la squadra contribuisca con crowd control e danno direzionato verso di lui. Secondo me il gioco ne guadagnerebbe tantissimo con una cosa del genere, e il lavoro che fanno sui nemici finalmente non viene sprecato. Perché dico questo? Perché io sono un mesa main e quando hanno introdotto i ghoul avevo life a 1000 per quei nemici. Cioè, finalmente dei nuovi nemici, tutti stranissimi, cioè, non vedevo l'ora. Le prime missioni contro di loro le ho giocate con mesa e a parte quello che mi urlava Vayhack in radio, cioè, per me potevano anche essere dei Grinir normali. Potevano anche essere lattine di birra su dei tronchi per farci il tiro a segno, perché morivano istantaneamente. Fatte quelle due missioni, sono rientrato dentro con Trinity e mi sono detto ok, ora li uccido tutti con le AK Bolt. E sapete cosa ho visto? Che erano divertenti da combattere. Cioè, fanno un sacco di attacchi diversi, vanno schivati, devi stare attento a non restare lì quando muoiono. E queste cose danno valore al gioco. Cioè, è trovarsi davanti a nemici interessanti che rende il grind divertente. Se loro vanificano questi sforzi, è un gran peccato. Ora, l'ostacolo più grande probabilmente sarà quello di sopravvivere all'assalto di chi considera le Endurance Run come l'endgame. Però stare 4 ore in una missione solo per spawnare nemici di livello più alto non è endgame. Cioè, è una fantasia creata per mancanza di alternative adesso. Il gioco non ti incentiva a rimanere dentro per così tanto tempo, perché tanto le rotazioni si ripetono. Né tantomeno credo che debba mai farlo, perché nascondere delle ricompense dietro ad un ostacolo fatto di 3-4 ore di gioco ininterrotto è semplicemente un design orribile. Creare quello stesso tipo di missione già difficile fin dal primo minuto invece è l'obiettivo giusto, secondo me. Voglio faticare ad arrivare alla wave 20 di una defense, godere subito e chiudere la questione dopo al massimo una mezz'oretta, non arrivare a wave 440 senza potermi muovere dallo schermo. Quindi, che dire di questo rework? Secondo me la direzione è quella giusta. Ora non ci resta che vedere i numeri finali e provarlo. Perciò direi alla prossima.